Siamo nell'ottobre del 1945. In tutta Italia si sono svolti o si stanno svolgendo i processi ai capi fascisti e nazisti. In particolare a Roma si sta svolgendo il processo al generale tedesco di fanteria Anton Dostler. Questo generale viene accusato di essere un criminale di guerra per aver ordinato l'esecuzione sommaria nei pressi di La Spezia nel marzo del 1944 di 15 militari americani fatti prigionieri dal suo stesso comando. Si tratta del primo processo in cui una corte marziale alleata in Italia giudica un comandante tedesco. La difesa di Dostler puntò su due argomenti. Il primo, i militari americani stavano tentando la fuga e quindi, secondo i codici militari, era possibile sparargli. Il secondo argomento, si trattava di un'operazione di guerra svolta dai suoi ufficiali e non di un suo ordine interpretabile come atto criminale. Il generale Dostler è riconoscibile nel filmato e l'uomo con gli occhiali a sinistra e sta ascoltando la traduzione simultanea che gli fa l'interprete della corte marziale. Tra i tanti testimoni contro Dostler fu sentito anche un italiano di nome Giovanni Battista Bianchi, che in questo momento nel filmato sta esponendo la sua versione dei fatti. Il processo si conclude con la condanna alla fucilazione per Anton Dostler. L'esecuzione viene fissata per le ore 9 del 2 dicembre 1945 ad Aversa, nei pressi di Napoli. Le cronache del tempo raccontano che prima della fucilazione il condannato aveva voluto ringraziare le autorità militari americane per il trattamento ricevuto durante la detenzione. Dostler aveva trascorso la sua ultima notte scrivendo lettere alla moglie e ai figli fino alla mezzanotte. Le cronache aggiungono che il condannato aveva dormito di un sonno calmo fino alle 7:15 del mattino. Vediamo adesso il filmato della fucilazione del generale Anton Dostler girato dai combat cameraman americani. Come tutti i nostri filmati, non l'abbiamo montato, ve lo presentiamo integralmente. È stato girato in 35 mm utilizzando contemporaneamente tre cineprese sistemate in tre posizioni differenti. Noi vedremo assieme i tre rulli di pellicola, uno dietro l'altro, senza montaggio appunto. Il primo presenta i campi medi e lunghi, il secondo è stato girato in controcampo e anche in controluce. Se fate attenzione, nel secondo rullo noterete in lontananza nell'inquadratura il precedente cameraman al lavoro. Il terzo è il rullo della cinepresa che ha girato i primi piani e i campi ravvicinati. L'esecuzione avvenne osservando un preciso codice militare e il giornalista del Giornale del Mattino, presente alla fucilazione, scrisse così: Dostler indossava l'uniforme della Wehrmacht senza distintivi di grado e decorazioni. Lo accompagnavano due cappellani cattolici, un austriaco e un americano, che gli hanno impartito l'assoluzione. Dopo la lettura della sentenza, gli è stato chiesto se aveva un qualche desiderio da esprimere. Il condannato, che aveva ottenuto di essere liberato dalle manette, onde andare alla morte come un soldato e non come un criminale, ha risposto di no. Prima che il caratteristico cappuccio usato dall'esercito americano per le esecuzioni gli venisse posto sul capo, ha gridato: «Viva la Germania, muoio per averla amata troppo!». Il plotone dell'esecuzione ha quindi mirato al dischetto bianco posto sul cuore del generale nazista. Alle 9:08 giustizia era fatta, conclude il cronista del Giornale del Mattino. Thank you.
Le immagini che abbiamo visto rappresentano uno degli atti finali della sconfitta nazista nel nostro paese. La presenza delle forze hitleriane in Italia aveva tutte le caratteristiche di una occupazione militare. Persino la Repubblica di Salò dovette pagare cifre nell'ordine dei miliardi per sostenere l'esercito e l'economia tedesca. Inoltre, molti italiani furono inviati in Germania per fornire manodopera all'industria bellica di Hitler. Noi abbiamo scelto alcuni documenti filmati, tra quelli esistenti, sulla progressiva sconfitta delle truppe tedesche che furono costrette a risalire la penisola contendendo il territorio metro per metro, casa per casa agli alleati. Mentre il fronte si spostava verso nord, capitava che singoli plotoni tedeschi, rimasti isolati e senza contatti col loro comando, continuassero a resistere ad oltranza, impegnando in scontri a fuoco gli alleati e rallentando la loro avanzata. Questo filmato è stato girato nelle campagne a sud di Velletri e ci porta nel mezzo di una di queste azioni militari. Gli alleati hanno vinto a Cassino, hanno sfondato la linea del fronte su cui i nazisti si erano attestati per mesi e ora marciano a nord verso Roma. In un casolare isolato, un gruppo di tedeschi continua a far fuoco. Nelle inquadrature notiamo, tra l'altro, un civile che combatte assieme agli alleati nell'assalto al casolare. Si tratta probabilmente di un partigiano in azione ed è uno dei primi documenti filmati che ci mostrano uomini della resistenza impegnati in un combattimento. C'è stato lo scontro, i tedeschi sono fatti prigionieri e li vediamo sfilare davanti al cameraman mentre trasportano un loro camerata ferito. Scavalcata Roma, che fu liberata il 4 giugno del 1944, la guerra attraverso la Toscana. Il prossimo filmato è stato girato dai cameraman americani su una linea che va dalla Val d'Orcia, da Montalcino a Piombino e all'Isola d'Elba. La lotta contro i tedeschi vede impegnati in questa zona, già prima dell'arrivo degli alleati, numerose formazioni partigiane. In particolare a Montalcino combatterono quattro gruppi di partigiani che diedero un valido contributo alla liberazione del paese e alla cattura di tedeschi e fascisti. A pochi chilometri di distanza si trova il paese di Bonconvento che, data la sua posizione sull'importante nodo stradale della Cassia, fu duramente bombardato dagli alleati e abbandonato dalla popolazione. Andandoci verso ovest, assieme alla truppa americana, arriviamo a Piombino, dove era attiva la terza brigata partigiana Garibaldi Val di Cornia, brigata che entrò il 25 giugno in città precedendo l'arrivo delle truppe alleate. Bisogna segnalare che in questa zona erano particolarmente gravi le rappresaglie dei tedeschi contro la popolazione. D'altro canto, Piombino si distingue per essere un centro della resistenza italiana fin da prima dell'8 settembre del 43. Infatti, già il 10 settembre, solo due giorni dopo l'armistizio, ci fu una cruenta battaglia tra italiani e tedeschi.
Da Piombino i cameraman raggiunsero l'isola d'Elba, seguendo le operazioni militari. Durante il periodo dell'occupazione nazista, i partigiani compirono nell'isola numerose azioni di sabotaggio. Nel giugno del 1944 un gruppo di partigiani si impossessò delle armi di una stazione dei carabinieri e attaccò il presidio tedesco. Altri partigiani operarono per facilitare agli alleati, in questo caso prevalentemente reparti francesi, lo sbarco nell'Elba. Altri gruppi di partigiani disinnescarono le mine poste dai tedeschi, consentendo così l'approdo dei mezzi navali alleati. I nazisti non opposero sull'isola una grande resistenza e abbandonarono alla loro sorte alcuni presidi locali. Le cronache dell'epoca segnalano che gli alleati sbarcarono truppe marocchine e senegalesi, le quali, nonostante l'intervento di qualche ufficiale, si abbandonarono ad atti di saccheggio e usarono violenza a numerose donne dell'isola. Ci spostiamo adesso nel nord Italia. Le cineprese documentano ormai scene che diventano sempre più frequenti, quasi abituali. Città per città, da Genova a Trieste, migliaia e migliaia di militari tedeschi alzano le braccia e si arrendono. Il filmato che stiamo vedendo è stato girato in parte a Vicenza e in parte nel capoluogo ligure. Kesselring, lo stratega dell'armata tedesca in Italia, era già rientrato in Germania. I generali tedeschi von Wittinghoff e Wolf, che era il capo delle SS in Italia, inviarono in segreto alcuni emissari per trattare la resa con gli alleati. Le condizioni furono concordate al quartier generale del comandante Clark. E un milione di tedeschi depose le armi in Austria e nell'Italia settentrionale. Von Wittinghoff fu il primo comandante a capitolare in quella che fu l'unica resa negoziata della guerra in Europa. Alcuni storici mettono in luce l'eccellente tattica militare dei tedeschi in Italia. Combatterono una campagna difensiva contro la quale gli alleati, con l'unica eccezione dell'offensiva finale oltre il Po, poterono vantare soltanto modesti successi. La guerra in Italia può anche essere considerata una delle più grandi campagne difensive negli annali delle storie militari. Una breve nota per fissare nella memoria alcuni dati. I tedeschi persero durante la campagna d'Italia 336.650 uomini. A questi bisogna aggiungere circa 200.000 prigionieri fatti durante tutta l'avanzata in Italia lungo la penisola dagli alleati. Gli alleati invece persero 313.495 uomini. A queste cifre bisogna aggiungere, secondo alcune statistiche, circa 410.000 italiani morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Comunque una cifra inferiore al numero di italiani che morì durante la Prima Grande Guerra Mondiale. Vediamo ora alcune sequenze girate a Milano il 29 aprile del 1945. È il quinto giorno da quando è stata proclamata l'insurrezione popolare. La città è in mano ai partigiani. Il grosso delle forze alleate arriverà soltanto il giorno dopo, il 30 aprile. Quella mattina del 29 in città stanno accadendo più fatti contemporaneamente. In piazza Duomo una folla enorme e festante accoglie le colonne dei camion che trasportano in centro migliaia di partigiani. In piazzale Loreto sono stati scaricati i corpi di Mussolini e di altri gerarchi fascisti. Anche lì si è radunata una folla enorme che si calmerà soltanto quando i corpi saranno appesi alla pensilina di un benzinaio. Thank you.
Il filmato che stiamo vedendo ci porta invece in Piazza della Scala. Anche qui, come le immagini dimostrano, c'è una grande partecipazione popolare. I cittadini milanesi assistono non indifferenti al ritiro delle truppe tedesche. In questi giorni a Milano sono stati fatti 590 prigionieri tra tedeschi e fascisti. Nei combattimenti per le strade sono caduti 277 partigiani e invece 274 sono stati feriti. Fino a poche ore prima, franchi tiratori fascisti sparavano ancora dai tetti sulla gente nelle strade. Il prossimo filmato mostra una situazione in cui la resa dei tedeschi avviene secondo modalità particolari. Si arrendono ancora in armi e ben inquadrati, possono, addirittura prima di consegnare le armi, effettuare l'assegnazione di alcune medaglie ai loro soldati davanti alle cineprese dei cameraman americani. Vediamo come si è arrivati a questo punto. Il 1 maggio del 1945 Milano è nelle mani dei partigiani, Torino è liberata, ma ad Ivrea consistenti forze tedesche e fasciste sono pronte ad impegnarsi ancora in cruenti combattimenti. Le comanda il tenente generale Picker. A lui i capi del Comitato di Liberazione Nazionale fanno pervenire una proposta di resa incondizionata. Picker è cosciente che la disfatta in Germania è ormai totale e irreversibile, però rifiuta di arrendersi ai partigiani. I suoi reparti sono ancora ben armati ed efficienti. La situazione diventa molto critica. Grazie alla mediazione del vescovo di Ivrea, Monsignor Paolo Rostagno,
il comandante tedesco accetta di siglare una tregua e il Comitato di Liberazione Nazionale emette subito un comunicato che dice: popolazione del Canavese, per evitare inutili spargimenti di sangue alla vigilia di un probabile armistizio, è stata concordata una tregua con le armi al piede tra il comando germanico e il comando delle formazioni volontarie della libertà. Le formazioni volontarie della libertà, cioè i partigiani, hanno ricevuto l'ordine di arrestare immediatamente e disarmare chiunque faccia uso di armi contro l'esercito germanico o contro le sue colonne in marcia, chiunque fermi o prelevi autovetture germaniche, chiunque fermi o prelevi militari germanici anche se disarmati. È supremo interesse della popolazione, prosegue il comunicato dei capi partigiani, far osservare questa ordinanza considerando che grandi unità germaniche passeranno nella nostra zona per concentrarsi in luoghi che verranno a loro indicati. Alla missione del comando alleato e alla presenza di un comandante partigiano, il tenente generale Picher accetta di firmare una resa incondizionata. Ma la resa di migliaia di uomini ben armati e in perfetta efficienza è un'operazione complessa. Il Comitato di Liberazione Nazionale fa evacuare dai partigiani un'ampia zona per consentire il concentramento delle truppe tedesche ancora in armi. Nel comunicato numero 3 dei capi della resistenza sta scritto tra l'altro: le formazioni militari tedesche e fasciste devono sospendere qualsiasi requisizione di viveri, di alloggi, di mezzi di trasporto, eccetera. In attesa che entrino in funzione i servizi dell'intendenza alleata, il Comitato di Liberazione Nazionale di Ivrea provvederà alla consegna di 40 capi bovini alle forze tedesche concentrate. Il comandante tedesco è garante per la disciplina delle proprie truppe, mentre le autorità locali dovranno provvedere all'ordine civico con piccoli corpi di guardie civili. Le truppe tedesche e fasciste che non osservano i termini dell'accordo, non concentrandosi nei termini prescritti nella zona determinata, saranno considerate fuori legge. Nonostante questi accordi, non fu semplice mantenere il cessate il fuoco e alcune divisioni, non ancora informate della resa, spararono contro i partigiani, uccidendone alcuni. Il comando tedesco allora emise un comunicato perentorio in questi termini: io, tenente generale Picher, ordino che in base alle trattative di resa già concluse siano immediatamente cessate tutte le ostilità contro chiunque e siano da eseguire tutti gli ordini nello schieramento nelle zone di capitolazione. Io proibisco il passaggio attraverso la città di Ivrea per raggiungere questi obiettivi. Se le truppe italiane non osservano gli ordini, le truppe italiane in parola non vengono considerate come trovantesi sotto la protezione delle truppe tedesche. Firmato tenente generale Picher. Thank you.
Spostandosi verso il Canavese, a nord di Torino, le combat camera scoprono una situazione ancora relativamente critica. Il Canavese è una delle ultime zone in Europa in cui, nei primi giorni di maggio, i tedeschi combattono ancora con reparti decisi a resistere. Un comunicato del comando partigiano della piazza di Torino, in data 2 maggio, dice testualmente: «Il nemico continua a svolgere azioni di saccheggio e violenze nel basso Canavese e fra Torino e Chivasso. Gli alleati stanno affluendo a Torino per battere definitivamente le grandi unità avversarie che sono ancora organicamente efficienti e tentano di raggiungere la Svizzera. Occorre soccorrere le popolazioni delle zone limitrofe alla città e dimostrare ancora una volta agli alleati la capacità offensiva dei nostri partigiani». I comandanti partigiani hanno paura che la situazione precipiti e che i tedeschi tentino di rientrare a Torino, provocando così un bagno di sangue. Finalmente, nella notte tra il 2 e il 3, viene siglata dalle parti una resa senza condizioni dei tedeschi. Il timore dei capi partigiani non era infondato, infatti si legge nel comunicato del 4 maggio del Comando Militare di Piazza quanto segue. Da un primo computo, le forze nemiche arresesi ieri alle forze armate partigiane italiane e ai membri della missione alleata Cherokee assommano truppe tedesche 61.000 uomini, carriaggi circa 11.000, automezzi circa 6.500. Truppe fasciste, uomini circa 12.000, carriaggi circa 1.000, automezzi circa 600. Il comunicato prosegue adottando alcune misure pratiche. Il fabbisogno per mantenere, secondo lo spirito del trattato, i detti prigionieri è il seguente. Per una settimana 50 tonnellate di carne, 266 tonnellate di farina di grano, 17 tonnellate di grassi, 1 tonnellata di sale. Il prossimo filmato documenta il momento in cui viene siglata la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche in Italia nella sede del comando alleato a Caserta.
5 rappresentanti dell'alto comando tedesco vengono inviati dal generale von Pittinghoff a prendere atto degli accordi di resa. Le truppe tedesche hanno cessato le ostilità, ma sono rimaste con armi al piede, come si dice in gergo militare. Il generale Clark, comandante della Quinta Armata, impartisce istruzioni di disarmo totale e incarica il generale Günther di tenere una conferenza tra alleati e tedeschi per comunicare le modalità degli accordi di resa. Nel filmato vediamo appunto una fase di questa conferenza. Il cronista del Giornale del Mattino del 5 maggio 1945 nel suo articolo scrisse: l'esecuzione degli accordi di resa incondizionata non è compito da poco. Si tratta infatti di radunare circa 1 milione di soldati tedeschi di 2 zone di occupazione in punti dove possano essere facilmente sorvegliati e vettovagliati. Il vettovagliamento sarà un grosso problema perché le forze alleate non dispongono di grosse riserve alimentari e per nessuna ragione intendono ricorrere alle risorse locali italiane per il vettovagliamento dei prigionieri di guerra. Finale, vediamo arrivare a Capri, sotto lo stretto controllo dei militari alleati, alcuni tra i più noti esponenti del mondo politico e industriale europeo pre-hitleriano. Cosa è successo? Poche settimane prima, quando gli alleati hanno liberato l'Austria ad Alpenfestung, hanno trovato un folto gruppo di prigionieri scampati ai campi di sterminio. Assieme ad ufficiali della Wehrmacht c'erano l'ex cancelliere austriaco Schuschnigg, c'era l'ex presidente della banca del Reich Schacht, c'era Léon Blum, l'ex presidente francese, il principe d'Assia, marito di Mafalda di Savoia, che morì nel campo di concentramento di Buchenwald, Josef Müller, che sarà uno dei fondatori della Democrazia Cristiana tedesca. Le personalità di nazionalità non tedesca, fatti i primi colloqui, ritornano al loro paese d'origine. Sullo sfondo della sconfitta e della resa dei tedeschi non si profila così solo la pace, ma anche i progetti per rendere governabile il paese battuto. Capri diventa il luogo del primo raduno politico a cui partecipano i comandanti alleati assieme a politici e militari tedeschi oppositori del nazismo, liberali, conservatori e fino monarchici. Con il cappello bianco, il vestito gessato e il dottor Schacht, presidente della banca del Reich fino al 1937. La donna, con una fascia in testa, il vestito nero e il cappotto in braccio, è Annalisa Gerdeler, moglie del capo della resistenza civile tedesca, fatto giustiziare da Hitler.
anziano con i baffi e radi capelli bianchi è Miklós Kállay, che fu presidente del Consiglio del Governo ungherese, anche se solo per 2 mesi nel 1943. Il principe d'Assia, marito di Mafalda di Savoia. Ed ecco Léon Blum, capo del governo francese negli anni 1936-38. La donna col turbante in testa è la moglie di Léon Blum. Scende dall'imbarcazione col tailleur chiaro e il turbante in testa è la signora Hofacker, moglie di uno degli ufficiali impegnato nella resistenza tedesca, anche lui fatto giustiziare da Hitler. Cappello in mano è Alexander von Stauffenberg. Suo fratello Klaus fece l'attentato ad Hitler il 20 luglio del 1944. Ai colloqui parteciparono anche dei senatori americani al fine di analizzare il credo politico e la possibile riconvertibilità degli oppositori tedeschi all'interno di una riorganizzazione della Germania che viene presentata agli uomini radunati a Capri come già divisa in 2 blocchi secondo gli accordi di Yalta. Il libro del nazismo sembra così definitivamente chiuso e per la Germania se ne apre un altro. Vedendo questo filmato girato a Capri, noi assistiamo al concepimento della nuova Germania che durerà per quasi 50 anni, fino al crollo del muro di Berlino, alla riunificazione e al riassorbimento della Germania Est. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.